Napoli è stata, è e sarà sempre antifascista perché è la prima città d'Europa che si è liberata da sola dal nazifascismo con una rivolta di popolo in testa donne e giovani. E in questi anni stiamo dimostrando che le quattro giornate vengono ancora prima del 25 aprile, quindi quattro giornate importanti. Il 25 aprile è importante perché la liberazione del nostro paese, chi rinnega quel giorno e soprattutto fa parte del governo viola il giuramento che ha prestato quando è diventato ministro, perché elemento fondante della Costituzione è la resistenza al nazifascismo. Inaugurare un commissariato è una cosa importante della Polizia di Stato. Il 25 aprile però i rappresentanti del governo devono riconoscere questa data e non rinnegarla. Quindi quando Salvini dice che bisogna liberare il paese delle mafie, sono talmente d'accordo che cerco di lavorare ogni giorno per costruire anche l'alternativa a questo governo.